Nuova puntata dell'Indiscreto, questa volta tratteremo insomma, di temi che riguardano fondamentalmente la città, ma anche da un punto di vista diverso di chi comunque la città vuoi per questioni professionali, vuoi per ragioni di vita. Ormai diciamo, la segue anche dall'esterno, da altre regioni, ma comunque continua a occuparsene anche da un punto di vista più strettamente tecnico. Parleremo degli investimenti, si parla tanto di investimenti. Di recente c'è stata anche una richiesta ufficiale di incontro dell'amministrazione comunale e dei sindacati rivolta al governo nazionale per quanto riguarda in questo caso la vicenda degli investimenti di Eni, insomma, l'iter molto travagliato del progetto Argo Cassiopea. Sono tanti in realtà i temi da trattare e cercheremo un po' di toccarli con i nostri due ospiti. Abbiamo il capogruppo di Forza Italia, il vicepresidente della Commissione Sviluppo Economico, Luigi Di Dio. Grazie Di Dio per essere con noi. Grazie a te per l'invito. E abbiamo anche un ingegnere, un esperto di economia digitale. Abbiamo Luca Alessi. Grazie Alessi per essere con noi. Alessi, Grazie a voi per l'invito. peraltro, è anche responsabile di un gruppo che segue proprio le vicende della città, ribattezzato Nova Terra 2701. E quindi, insomma, cercheremo proprio di valutare un po' quelli che sono gli aspetti principali di uno sviluppo locale che ovviamente balbetta come spesso capitato negli anni e vedremo insomma che tipo di ulteriori analisi si potranno fare. Didio, lei si è anche inserito, tra virgolette, in una polemica politica che è sorta proprio all'indomani del vertice tra sindacati e amministrazione comunale, che alla fine hanno deciso di rivolgersi proprio al governo Conte, in questo caso anche ai ministri Di Maio e Costa, perché chiedono che anzitutto il Ministero sblocchi l'iter del progetto Argo Cassiopea, quindi la famosa proroga della valutazione di impatto ambientale per la base gas di Eni. A quanto pare, da quelle che sono le informazioni che anche Enimed in questo caso ha rilasciato, insomma, i tempi lunghi rischiano anche di far saltare questo che è l'investimento più importante di tutto il protocollo d'intesa di 5 anni fa. Lei l'appello lo ha fatto, cioè ha detto evitiamo polemiche, ci sono state frecciate tra il Partito Democratico da una parte e diciamo, i partiti di governo dall'altra, la Lega, il Movimento 5 Stelle. Lei invece ha chiesto proprio di lavorare in maniera compatta, di lavorare uniti per tentare proprio di sbloccare questo progetto, anche perché, Didio, parliamoci chiaramente, se dovesse saltare il progetto della base gas, verrebbe meno praticamente la sostanza quasi principale di quel protocollo d'intesa del 2014. Come dici tu, sì, è veramente così perché l'investimento dell'Argo Cassiopea è un investimento importante non soltanto per l'indotto ma anche per il diretto dell'Eni qui a Gela. È un investimento importante perché ricordiamoci che attorno a quel progetto c'è la sopravvivenza economica di Eni a Gela. E quindi è importante per mantenere sia i numeri del diretto che i numeri dell'indotto salvaguardare questo investimento. Infatti ho detto soprattutto alla politica in generale, ai partiti, di basta con le sterili polemiche, c'è bisogno di lavorare tutti insieme, ognuno con le proprie responsabilità, ognuno con le proprie competenze, ma soprattutto ognuno nei tavoli dove può incidere, affinché si risolvano e si snocciolano tutte quelle che sono le autorizzazioni che possano servire allo stato attuale a uno dei pochi investitori che c'è sul territorio, che è l'Eni. Ricordiamoci che se viene a mancare questa autorizzazione potrebbero saltare da qui a pochi mesi 600 unità dell'indotto. Per non parlare delle ripercussioni che si potrebbero avere negli anni successivi all'Enimed con i lavoratori del diretto,
e con poche possibilità di ritorno, di rientro da, di molti lavoratori del diretto ENI. Quindi io non sottovaluterei questa situazione e infatti ho fatto l'appello a tutte le forze politiche, l'ho fatto in quel tavolo anche a sindaco e vice sindaco, di allargare quel tavolo a tutti i rappresentanti istituzionali di carattere regionale e nazionale, perché ci sono tante autorizzazioni da sviluppare, sia al Ministero dello Sviluppo Economico, sia dal Ministero dell'Ambiente e dei Beni Culturali e sia a Regione Siciliana per quanto riguarda alcune bonifiche. Quindi se tutti insieme si lavora conoscendo quali sono gli iter autorizzativi, conoscendo quali sono le pratiche comunque da facilitare affinché gli imprenditori possano fare il loro mestiere, allora la politica ha fatto un grande servizio alla comunità, ai gelesi e a tutti noi. Per quanto riguarda, ho chiesto pure che il tavolo venisse lasciato aperto per quanto riguarda sia l'accordo di programma che il protocollo d'intesa, perché attorno all'accordo di programma sappiamo benissimo che gli investimenti, o quantomeno alla richiesta di contributi, hanno fatto parte soltanto tre società rispetto a una call di Invitalia dove avevano partecipato 430 aziende. Quindi bisogna, infatti, come Commissione Sviluppo Economico a breve cominceremo un lavoro per capire Invitalia, Ministero dello Sviluppo Economico, qual è stato il passaggio degli investimenti che ha permesso, o quantomeno che non ha permesso a tanti di partecipare a questa richiesta di finanziamenti. Didio, lei in realtà anche nel corso della precedente consigliatura con l'allora gruppo di Energie per l'Italia fondamentalmente aveva quasi predetto, diciamo, queste situazioni di emergenza, aveva anche chiesto di fare comunque, appunto, anche lì un tavolo di coordinamento su tutti gli strumenti di investimento. Invito che poi un po', diciamo, la politica in generale, in quel caso anche in consiglio comunale, è andato perso. Ecco, Didio, ma perché per qualsiasi tipo di strumento in questa città si arriva sempre all'emergenza, cioè si arriva sempre alla necessità di evitare che si perdano appunto le risorse che ci sono, si arriva sempre con progetti in bilico, cos'è? Un problema proprio della politica, oppure un problema anche magari dei tecnici, insomma, che non riescono a garantire il giusto apporto alla politica? Ma io ritengo che siano un po' tutti e due fattori. Innanzitutto, da una parte c'è la politica che a volte non capisce le necessità da mettere in campo. Come ha ben detto lei, io più di 3 anni fa chiesi al Consiglio Comunale di approvare un atto per fare un tavolo permanente sull'accordo di programma, perché tutto il protocollo d'intesa si basa, l'area di crisi complessa si basa sull'accordo di programma, creare un'alternativa a quella che è la desertificazione industriale dell'ENI e trovando gli strumenti per cambiare direzione o comunque per trovare una soluzione ai tanti che hanno tra virgolette perso il posto di lavoro, perché poi in sostanza non l'ha perso nessuno, però sono posti di lavoro che si vengono a perdere nel territorio, e questa è una cosa importante, quindi ci vuole lungimiranza. Però quell'invito dopo un paio di anni è stato approvato in consiglio comunale, però ricordiamo che non è mai stato veramente istituito, perché ai partiti politici non interessava inchiodare le responsabilità su quel tavolo, perché un tavolo permanente sull'accordo di programma come quello che ho chiesto ora significa portare su quel tavolo, portare le responsabilità di ognuno di loro, e significa che ognuno di loro poi dovrebbero portare a casa per quanto riguarda il mandato che hanno ottenuto dei cittadini, chi è senatore, chi è deputato, chi è deputato all'assemblea regionale per le sue competenze, devono portare in quel tavolo i risultati. Probabilmente molti hanno preoccupazione di avere influenza nei tavoli ministeriali e quindi hanno preoccupazione di portare i risultati a quel tavolo. Io ancora una volta l'ho chiesto e spero che questa volta si fanno avanti chi di competenza, ma soprattutto l'amministrazione riesca a mettere attorno a questo tavolo gli attori protagonisti che serviranno per il rilancio economico della nostra città, perché è fondamentale. Alessi, appunto, nell'introduzione dicevamo che spesso, no, si parla di questa città come se
se fosse fondamentalmente una città in costante emergenza, una città dove spesso mancano proprio anche i servizi di base. Lei, come tanti altri professionisti giovani, ha lasciato la città ormai da diverso tempo per ragioni professionali, per ragioni di vita, però appunto, come dicevo nell'introduzione, continua a seguirla insieme ad altri professionisti come lei, insomma comunque gente che si è mossa verso altri territori per appunto poi proseguire la propria vita. Ecco, ma dalla sua ottica, che non è un'ottica diciamo legata alla quotidianità di questa città, ecco, che città vede, anche per le competenze che ha acquisito, anche sul vostro gruppo, diciamo, il dibattito è sempre piuttosto aperto, insomma, no? Su quelli che sono proprio i problemi i problemi irrisolti della città. Allora, l'osservazione, diciamo, della città dall'esterno e il confronto con altre realtà, permettetemi di dire, un po' più evolute, quindi Alta Italia, l'estero, perché non parlo solo a mio nome, ma parlo rispetto a quello che ormai è diventato un piccolo network di professionisti, non solo miei coetanei, comunque persone che intervengono, seppur non in maniera magari continuativa, però anche dall'alto, tra virgolette, di esperienze di valore. Il punto di vista è un po' desolato e soprattutto è difficile l'interazione con il territorio inteso come comunità, perché la percezione è che chi va via è escluso, quindi si trova al di fuori fisicamente, ma anche appunto a livello di competenze, quindi la disponibilità a prestare competenze al territorio viene vista come qualcosa di lontano, di esterno, probabilmente non appunto sfruttabile come capitale umano, anche relazionale. Questo è sicuramente un gap che la nostra comunità deve superare. Diciamo, in prima persona mi sono proposto, con la collaborazione anche di altre persone, di superarlo. Serve però l'aiuto del territorio. Mi riservo un minuto per intervenire invece sul discorso fatto poc'anzi con il consigliere di Dio. Mi sorprende francamente un pochino la questione, perché l'ENI, che è un attore internazionale, è una multinazionale, tra l'altro una delle big del petrolio, dell'oil and gas, non riesca a esercitare la propria forza, la propria pressione verso le istituzioni non solo locali ma anche regionali e nazionali per ottenere quella che è un'autorizzazione, diciamo che fa parte dell'iter burocratico comune, normale, appunto, che è l'autorizzazione ambientale, che va semplicemente rinnovata, per quello che ne so io, poi chi è più competente di me potrà intervenire su questo punto. E quindi si fa un po' perno su una sindacatura che è relativamente giovane, relativamente, perché siamo alla soglia dei 100 giorni, che si è appena insediata, che probabilmente magari sta facendo un po' di difficoltà a carburare. Io, ripeto, da un punto di vista molto esterno, molto come dire, anche poco legato a correnti proeni, non proeni, destra-sinistra, vedo anche qui una mancanza di pervicacia da parte di un po' tutti gli attori. Quindi si fa un po' di rimpallo di responsabilità, che però comporta tempo a perdere. È tempo che la città non recupera, perché appunto chi va via poi difficilmente ritorna, a meno che non parliamo di stagionali, però chi va via si prende, fa fagotto, prende la famiglia e va via, poi non è che torna in tempi brevi, non è detto che torni. E d'altro canto appunto anche l'azienda probabilmente perde del capitale umano, come dicevo poc'anzi, allo stesso modo la città. Alessi, città, diciamo, ormai è quasi costante il dibattito tra coloro, diciamo, che sostengono la necessità di andare oltre l'industria, quella che è stata l'industria, insomma, per più di 50 anni ormai, e quelli che invece la ritengono ancora l'unica forza trainante, sia da un punto di vista economico che probabilmente anche da un punto di vista, diciamo, sociale del territorio. Ecco, ma anche lì, diciamo, questo binomio non è un binomio ormai
un po' troppo superato, voglio dire, sembra quasi una lotta piuttosto sterile. Alla fine Eni continua ad essere, vuoi non vuoi, diciamo, come diceva anche lei, l'attore principale del territorio, ma chi invece parla di sviluppi ulteriori, secondo lei, insomma, parla per elementi fondati, cioè è possibile pensare anche a un'economia altra in questo territorio che non sia più appunto soltanto l'industria, che peraltro ha anche deciso di cambiare diciamo la propria linea di produzione a breve, anche se ci sono stati dei ritardi, dovrebbe partire anche la Green Refinery, diciamo, per la produzione di carburanti che sono diversi da quelli del ciclo, diciamo, tradizionale degli idrocarburi. Allora, sono ben lieto di questa domanda perché un po' mi permette di sintetizzare quella che è la mia visione. La mia visione è che una città che ormai ha il peso che ha Gela, sia per demografia, per dimensione del territorio e anche le vocazioni che ha questa città, non si può ridurre a un solo settore, quindi il mix economico deve essere esteso a diversi settori cui la città è vocata, e si deve pensare al futuro, perché è in atto una rapida trasformazione digitale e nei mezzi di produzione con l'industria 4.0, di cui si dibatte comunque a Gela. Non so magari quant'è forte il dibattito, quant'è poi legato alle realtà di produzione industriale, però si dibatte, perché lo vedo e lo si sente dire. Quindi l'industria fa un caso a sé, è un settore, ha i suoi obiettivi, ha anche un discorso di convenienza economica, perché se l'ENI investe nell'upstream, nel downstream o in attività innovative, le cosiddette attività verdi, il ciclo dei rifiuti, l'economia circolare, ha una sua convenienza economica, sicuramente non viene a fare beneficenza, ed è giusto così. È giusto anche che altri settori come l'agricoltura, che probabilmente manca anche di un legante, cioè probabilmente sono tramontati i consorzi, sono tramontate le manifatture, quindi banalmente non si produce il vino per esportarlo, non si producono i trasformati, le conserve, tutto quello che il territorio è in grado di esprimere, perché fa parte del retaggio, anche a delle tradizioni della città. La stessa cosa la pesca, viene mortificata da un porto che è inagibile, e che è una questione che non si riesce a sbloccare per via di progetti diversi, competenze diverse, forse non un interesse così forte né delle istituzioni né degli investitori privati, che sicuramente a questa mia affermazione leveranno gli scudi e diranno no, manchiamo delle autorizzazioni, cioè nessuno ci permette di farlo. Ora, sono cambiate tante amministrazioni, quello che si è visto è che questo claim è rimasto, cioè nessuno ci permette di farlo, ma quelli che un tempo erano cittadini nel frattempo sono fatti istituzioni, quindi probabilmente quello che manca è la capacità di collaborare, di superare quelli che sono, non solo i partiti nel senso politico, ma dei comitati d'affari, dei gruppi di appartenenza, e lavorare veramente e collaborare per il bene di questa città. Posso che il bene della città non è un concetto astratto a mio modo di vedere, ma si concretizza col benessere collettivo. Una delle aziende multinazionali per cui ho lavorato per un po' di anni, dell'elettronica, tra i suoi valori aveva proprio la coprosperità, cioè operare per la prosperità dell'azienda sapendo però di ricavarne prosperità. Aggiungo un piccolissimo punto, discutendo del parcheggio Arena, andando nel discorso dei costi, questo proprio sul gruppo Nuova Terra, un gruppo Facebook di cui magari accenneremo in seguito, si parlava del costo del lavoro. Ho notato che alcune persone che lavorano, quindi fanno parte del tessuto produttivo, sconoscono quanto costa un imprenditore, un singolo dipendente che percepisca un reddito dignitoso e non da schiavo, fondamentalmente. Anche questo è un punto da superare, perché se vogliamo creare un tessuto economico forte, resiliente, dove è facile fare business, e soprattutto la cosa principale che non ho citato fino ad ora, attrarre capitali dall'esterno, dobbiamo fluidificare, dobbiamo rendere questo ambiente fertile. E questo si fa non solo dal punto di vista politico, ma anche molto dal punto di vista culturale.
Di Dio, appunto, nella disamina piuttosto ampia anche che ha fatto Alessi, mi pare comunque che anche qui la politica debba prendere una posizione netta. La nuova amministrazione si è insediata da poco, va verso i fatidici 100 giorni di governo della città e diciamo, tra le priorità ha comunque messo anche la questione di Eni. Ci sono stati proprio dei tavoli ufficiali importanti anche in regione. Ieri, al di là della sola Eni, c'è stata anche la conferma della presenza di buona parte dell'area industriale locale nelle zone economiche speciali, che dovrebbe essere un altro strumento per sviluppare il tessuto economico locale. Ecco, lei fa parte di questa maggioranza, ma appunto, secondo lei questo tipo di approccio dell'amministrazione Greco è, diciamo, l'approccio giusto? Insomma, si è parlato anche della necessità che comunque la città venga risarcita, no? Pure per quello che comunque oggettivamente ha subito da un punto di vista ambientale e da un punto di vista della salute. In generale, insomma, che tipo di approccio è il vostro anche a quello che è il rapporto con Eni? Ecco. Allora, io volevo innanzitutto dire che rispondere un po' alla disamina che ha fatto il signor Alessi per quanto riguarda che la politica continua verso... che non ha chiara una missione, e possiamo dire che da 50 anni a questa parte noi siamo stati abituati in questa città ad avere una monocommittenza. Questo è dove tutti gelesi o la parte produttiva di questa città ha sempre lavorato attorno alla raffineria di Gela e attorno una parte lavorava per quanto riguarda l'agricoltura. Non c'è stata una grande vocazione alla ricerca di una autonomia imprenditoriale o di altri settori. Da qualche anno, da quando è arrivato l'allarme invece che l'Eni per forza di cose è andata via da Gela, perché l'80% di Eni ormai a Gela non c'è più, o degli investimenti che prima Eni faceva all'interno del territorio gelese. Da quando manca ciò, e da quando la politica negli anni non ha saputo utilizzare le risorse che provenivano da quel settore per dare servizi ai cittadini, per creare infrastrutture ai cittadini, non c'è dubbio che oggi questa città si trova in ginocchio. Ma questa vocazione che è venuta a mancare, che è quella industriale, su cui i gelesi, sia probabilmente in modo sbagliato, ne aveva riversato tutte le opportunità, oggi questa opportunità non c'è più, e quindi Gelese, per forza di cose, comunque anche la classe politica, si deve dare una nuova missione, che è quella di guardare altrove. Noi possiamo dire che nella scorsa consigliatura abbiamo dato una nuova missione, che è il fronte mare e che guardare agli investimenti a 360 gradi. Però cambiare cultura in una città dove non c'è una cultura imprenditoriale non è facilissimo, dove c'è una cultura di stare sotto una monocommittenza. Questo si sta cercando di fare con la giunta Greco. Naturalmente quello che è importante, che cercheremo di fare, è quella di dare i servizi importanti e le opportunità agli imprenditori. Noi vogliamo che Gela, per poter competere nel mondo, deve avere le infrastrutture necessarie, la vivibilità necessaria per i cittadini, perché partiamo dalle cose basilari che Gela non ha, che è quella della vivibilità quotidiana, dalla pulizia alle strade non decorose. Quindi se vogliamo domani competere per quanto riguarda turismo o per altri settori, bisogna che prima di tutto il comune riesca a dare quei servizi primari, che sono primari, parliamo dall'acqua alla pulizia della città, per poi passare alle infrastrutture che sono necessarie. Per quanto riguarda il porto, è da 50 anni che si parla del porto a Gela, e purtroppo probabilmente le classi politiche che si sono susseguite non hanno perseverato per avere un porto a Gela.
Ma questo non possiamo dirlo noi gli ultimi arrivati. Oggi c'è una delibera fatta dal Consiglio Comunale dove ha impegnato 5 milioni e 8 delle risorse degelesi per ripristinare il porto, e io penso che nel 2020 questo porto finalmente sarà dragato e ci sarà l'allungamento del braccio, almeno per quanto riguarda il porto rifugio. Queste sono le priorità che ci siamo date: ridare i servizi primari che ormai non ci sono in questa città, i servizi primari. Per quanto riguarda tutti gli altri settori, se noi parliamo dall'agricoltura, dove abbiamo non un litro d'acqua che arriva dalle dighe, perché le nostre dighe sono un colabrodo, è un problema della politica degli ultimi 50 anni. Le dighe sono state costruite nel 1970-1980 e non sono mai entrate, si può dire, in funzione. Per quanto riguarda l'agricoltura, ricordiamo anche all'amico che purtroppo i vincoli che sono stati messi nel nostro territorio su Rete Natura 2000 e quant'altro, non possono far partecipare i nostri imprenditori ai bandi dell'agricoltura della Comunità Europea e della regione siciliana. Queste sono tutta una serie di impegni presi dalla politica in passato che oggi ci ritroviamo e che dobbiamo rivedere in tutti i tavoli, che siano i tavoli regionali, che siano i tavoli nazionali, che siano anche i tavoli europei, perché ricordiamoci che le linee guida ormai vengono date dalla Comunità Europea per quanto riguarda. Noi abbiamo messo a disposizione l'area industriale per creare un hub logistico e quindi passare da un'industria pesante a un'industria leggera e avere l'utilizzo dietro di un retroporto importante collegato con la ferrovia e quant'altro. Ma da lì non possiamo dire che il Consiglio Comunale o la politica qui ferma a Gela possa risolvere concretamente tutte le problematiche che ci sono. Le stiamo affrontando una per una. La Giunta Greco prenderà l'impegno, l'ha preso l'impegno con i cittadini per i prossimi 5 anni, di rimettere in discussione tutte le cose che non funzionano, dall'acqua al servizio dei rifiuti, per passare al completamento del lungomare, per completare anche un lungomare laddove non c'era, per dare la possibilità ai servizi a tutti i quartieri e a tutta la città. Questo è l'impegno che la politica di oggi ha preso. Se poi 30 miliardi di lire delle compensazioni ENI qualcuno li metteva nella spesa corrente piuttosto che utilizzarlo per realizzare le infrastrutture, e oggi ci troviamo una città senza infrastrutture, però non possiamo parlare sempre del passato. Oggi questa è la situazione e l'amministrazione che c'è oggi deve far fronte con uno spirito diverso rispetto al passato, perché potremmo piangerci addosso per tutte le trasmissioni, ma non è questo il modo di fare politica. Oggi la politica deve individuare il percorso, la strategia, tutti. Per questo dico, la campagna elettorale è finita, mettiamoci tutti insieme a lavorare ognuno con propria competenza per risolvere ognuno un problema. Se un problema è a livello comunale, che può essere i parcheggi, che può essere il lungomare, che può essere la ZTL, le strisce blu, che può essere la sanità, che è un colabrodo, la nostra sanità, e allora sì, ma poi ognuno per competenza a livello regionale e nazionale deve intervenire su temi molto più importanti, perché le strategie di un territorio non possono solo essere ad appannaggio di chi fa politica locale. Alessi, lei appunto diceva che comunque anche attraverso il vostro gruppo Nuova Terra è un piedistallo, diciamo, fondamentale per voi anche per connettervi, no? Cioè, da diverse aree dell'Italia e non solo. Il discorso di Dio, diciamo, pare piuttosto chiaro, ma secondo lei appunto su questo territorio manca, diciamo, la capacità imprenditoriale, oppure mancano le condizioni per poter investire? Questo, diciamolo chiaramente, è anche un territorio che è stato un po' anche un laboratorio delle privatizzazioni, tra tutte quella del sistema idrico, che ancora oggi però fa fatica a far
a far individuare i veri risultati. Usciamo da una crisi idrica che con pochi precedenti, insomma, con l'acqua razionata attraverso le autobotti in tanti quartieri. Ecco, secondo lei, Alessi, appunto, mi pare che il discorso di Dio fosse questo, sono appunto gli imprenditori, diciamo, che difettano, oppure proprio non ci sono le condizioni anche al momento sul territorio, anche a livello infrastrutturale, diciamo, per assicurare veri e grossi, grosse presenze imprenditoriali, oltre ovviamente a Eni, che è sul territorio comunque da ormai da 50 anni. Allora, non per piaggeria, però io penso che in realtà il tessuto imprenditoriale gelese, stante le mancanze di infrastrutture e stante anche il gap che il sud purtroppo ha con altre zone in Italia e con l'estero, con cui malgrado tutto si trova a competere, in realtà gli imprenditori gelesi siano capaci. Come dicevo, ci sono dei legami diciamo politici o non, che magari portano un po' a farsi la guerra, spesso comunque a prendere posizione in maniera forte, da non poter collaborare tra di loro anche quando le elezioni, come dice giustamente il consigliere di Dio, sono terminate. Questo, ripeto, è un po' quello che si percepisce e probabilmente si ritrova quando poi si va ad analizzare determinati iter. Detto questo, c'è la vera mancanza è un tema di approccio. Quello che ha detto il consigliere di Dio, che tra l'altro è poi il programma elettorale che ha vinto queste elezioni, quindi diciamo è qualcosa di conclamato, cioè sono concetti giusti, sono progetti di cui il territorio ha bisogno, cioè non hanno venduto fumo dicendo facciamo da gelo un ponte che va fino all'Africa, no, sono cose reali, sono cose fattibili. Il problema è portare questi progetti a essere cantierabili, a essere finanziati. L'approccio, quello che appunto citavo, è un approccio che mette in un diagramma importanza e urgenza. Non può essere tutto ugualmente importante e urgente, non può essere fatto tutto in un regime di risorse scarse, quello che non porta un ritorno dell'investimento. Un imprenditore, comunque chi ragiona con logica privatistica, visto che si parla appunto della privatizzazione delle aziende, ma anche proprio di un approccio liberista, gioco forza anche le amministrazioni un pochino devono adeguarsi, senza fare, come amava dire un famoso politico locale, macelleria sociale, questo nella maniera più assoluta, perché le fasce deboli sono quelle che vanno attenzionate, però poi nell'avere una visione di lungo periodo bisogna avere ben presente ciò che è importante e urgente e metterlo nella giusta priorità. Cioè, quello che dico io, il completamento del lungomare va fatto nel più breve tempo possibile. Come va fatto? Va fatto innanzitutto testando che il settore balneare a corto raggio, perché è inutile che ci immaginiamo di attrarre turisti dall'Australia, dal Giappone, dagli Stati Uniti, ma quelli che già ci sono oggi, chi viene da Riesi, Mazzarino, Niscemi, Butera, che non hanno il mare, una risorsa che a Gela non hanno loro, e per prossimità sono portati a venire a fare il bagno a Gela. Ma se queste persone, queste famiglie che vengono a fare il bagno a Gela non lasciano un euro sul territorio, perché è un turismo a mordi e fuggi, non pagano il parcheggio, non usufruiscono di lidi, non sono invogliati, perché è anche un tema di offerta, a probabilmente concedersi una cena, un'attrazione qualsiasi per i bambini, per le famiglie stesse, cioè non sono invogliati a spendere. Qual è lo scontrino? Io chiedo a chi fa politica, qual è lo scontrino medio che ogni famiglia che viene a fare il bagno a Gela durante l'estate spende, quindi riporta nella sua permanenza? Questo dato secondo me non esiste. Io per mestiere mi occupo di analisi, raccolte analisi di dati digitali per un gruppo bancario, si lavora sui dati, cioè è un approccio cosiddetto data driven. Se per primi non si costruiscono i dati e dopodiché a partire dai dati non si segue questo approccio che dicevo, dove vengono classificate i vari progetti come importanti e urgenti e quindi viene data una priorità, non riusciremo secondo me mai a realizzare nemmeno un decimo di quello che è stato detto. La burocrazia si supera, perché nel momento in cui i progetti sono ben fatti e nel momento in cui i dirigenti e il personale sono messi al posto giusto, non dico che è un problema che si autorisolve, ma quasi, perché siamo comunque in Italia, seppure qualcuno dice che il sud non è più Italia, però siamo comunque in Italia,
imitiamo, basta veramente imitare gli esempi migliori che non stanno soltanto in Lombardia, in Emilia Romagna, stanno anche a Siracusa, stanno nel Trapanese, stanno a Ragusa, dove stanno premendo per esempio fortissimamente per un'autostrada. Scusate le divagazioni, ma cerco di rafforzare i concetti, perché se no veramente parliamo di ideali, di idee un po' vaghe. Dico, a Ragusa stanno premendo fortissimamente per l'autostrada Ragusa-Catania, perché? Perché lì hanno un comparto produttivo agroalimentare fortissimo, che ha bisogno di esportare, ha bisogno di connessioni con le principali infrastrutture portuali, aeroportuali. A Catania si parla tanto tempo anche dell'interporto, quindi strutture logistiche. Loro sono disposti a farlo in project financing, significa che un tot di privati, cosa che non si riesce mai a fare a Gela, malgrado ci siano gruppi imprenditoriali che hanno il cash, comunque hanno la capacità di stanziare dei fondi, comunque gruppi privati ragusani sono disposti a metterci soldi e a fare l'autostrada. Se non lo fa il gruppo privato, allora sarà il pubblico, perché c'è la querela del CAS, che è l'ente autostradale siciliano, che vuole portare avanti questa infrastruttura come pubblica, addirittura gratuita, che mi sembra un po' una butade, però si parla di questo, il presidente Musumeci ha parlato di questo, o addirittura l'ANAS, che vorrebbe acquisire direttamente il CAS e fare questa autostrada pubblica. Comunque la questione, quindi la sostanza, è che c'è la pressione giusta per dire: se non lo fa lo Stato, lo facciamo noi, perché è un'infrastruttura che appunta a un ROI, un ritorno all'investimento immediato, e che va a completare quello che fondamentalmente è la piattaforma che Ragusano desidera per poter esportare i propri prodotti. La disamina abbiamo tentato di farla, anche se il tempo purtroppo è tiranno, come si suol dire. In attesa che probabilmente si arrivi a un punto di contatto vero tra la politica e quelli che sono anche gli esperti, che poi, come diceva anche Alessi, hanno in mano i numeri, analizzano i numeri, i flussi anche di questo territorio. Noi ovviamente mettiamo sempre a disposizione questo nostro spazio, quindi comunque ringraziamo i nostri ospiti, ringraziamo Luigi Di Dio, capogruppo di Forza Italia e vicepresidente della Commissione Consigliare Sviluppo Economico, grazie ancora Di Dio per essere stato con noi. Grazie a voi per l'invito. E ringraziamo anche l'ingegnere Luca Alessi, che è appunto tra i responsabili anche del gruppo Nova Terra. Grazie ancora Alessi. Grazie a voi per l'opportunità di esporre le mie idee. Questo era l'Indiscreto, io ovviamente vi rinvio alle prossime puntate. Ancora grazie.